Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Tecnologimania e benvenuti in questo nuovo video. Come sappiamo, da iPhone 6S Apple ha introdotto la funzione 3D Touch, una funzione che permette al dispositivo di riconoscere i diversi livelli di pressione per poter eseguire varie azioni. È passato più di un anno da quando questa funzione è stata presentata e in questo video vi mostrerò più di 10 applicazioni che supportano questa funzione. Questa funzione che, devo dire la verità, all'inizio mi sembrava quasi inutile, ma adesso mi è veramente indispensabile e la utilizzo quotidianamente. Sarebbe ancora più indispensabile se gli sviluppatori introducessero delle funzioni 3D Touch utili, innovative nelle loro applicazioni. Ma detto ciò, iniziamo! Partiamo carichi con Amazon. Come potete vedere, dalla home possiamo cercare un prodotto, scansionarne il codice o anche vedere le offerte disponibili attualmente. Invece dell'applicazione possiamo utilizzare il 3D Touch per poter aggiungere velocemente un oggetto alla lista dei desideri. Questa funzione l'ho scoperta da poco, ma è veramente comodissima. Come seconda applicazione c'è Documents 5, una specie di archivio per iPhone. Dalla schermata Home possiamo ricercare tra i file aperti di recente, tra i preferiti oppure aprire il browser integrato. Ma nell'applicazione ci sono altre funzioni, infatti sempre utilizzando il pic potremo vedere un'anteprima dei file e con un pop, andando quindi ulteriormente a premere, il file viene aperto. Tuttavia non possiamo utilizzare le stesse funzioni per gli archivi zip e neanche per gli stessi file però aperti nella sezione preferiti barra recenti. Adesso tocca a Dropbox. Dalla home possiamo accedere rapidamente all'ultimo file visualizzato, possiamo anche vedere i file disponibili offline, che in questo caso non ce ne sono, oppure possiamo avviare una ricerca. Anche qui con il pic possiamo visualizzare un'anteprima del file e con il pop lo andiamo ad aprire. Inoltre qui possiamo anche condividere direttamente il file, rinominarlo, eliminarlo, copiarlo oppure spostarlo. Ma ora tocca ad Evernote. Recentemente si è aggiornata, c'è stato un bel rinnovo grafico e mi aspettavo che fosse introdotta anche qualche altra funzione, ma invece così non è stato. Evernote supporta 3D Touch sulla home e integra anche delle funzioni molto utili come la ricerca o anche lo scattare una foto e salvarla in una nota. Tuttavia all'interno dell'applicazione non ci sono tantissime funzioni, infatti possiamo solamente seguire un pic su un link per poter guardarne un'anteprima, mentre con un pop lo andiamo ad aprire. Ma adesso tocca ai social network, ai e non al, perché avendo tutti più o meno le stesse funzioni li considero come un'unica applicazione. Come potete vedere infatti in tutti c'è la possibilità di avviare una ricerca, di scrivere un post o un tweet o di caricare una foto. Su Facebook inoltre possiamo utilizzare il 3D Touch per vedere una sintesi del profilo di una persona o anche di una pagina, ma non possiamo utilizzarlo per aprire i link, questo invece è possibile su Twitter. Inoltre, seguendo un pic su un hashtag, possiamo guardare un'anteprima di tutti i post o di tutti i tweet che appunto contengono quell'hashtag. Nel caso di Instagram, invece, possiamo utilizzare il 3D Touch per guardare l'anteprima delle foto, senza quindi dover necessariamente aprirle. Detto ciò, passiamo ad Il Meteo, applicazione ovviamente per controllare il meteo di una determinata zona. Dalla home possiamo visualizzare il widget rapido, oltre anche a poter visualizzare le località preferite e anche a poter ricercare le varie località. Dall'applicazione invece con un 3D Touch selezionando un orario possiamo avere altre informazioni come l'attendibilità delle previsioni, il vento e la qualità dell'aria. Ok, adesso tocca al registro. Praticamente con questa applicazione possiamo gestire il registro elettronico scolastico e dalla home possiamo accedere velocemente ai voti, ai compiti o anche all'agenda scolastica. Invece dall'applicazione, che per motivi di privacy non posso mostrarvi, possiamo vedere un'anteprima dei voti con un pic e possiamo aprire la scheda con un pop. La stessa funzione è disponibile anche per i compiti. La settima applicazione è Scanner Pro, un'applicazione che permette di effettuare delle foto in alta qualità e di convertirle poi in PDF. Dalla home possiamo creare una nuova scansione partendo da zero oppure partendo da una foto.
Effettuata la scansione, da questa schermata possiamo vedere tutte le scansioni che abbiamo fatto. E inoltre con un pick possiamo vederne un'anteprima, mentre con un pop possiamo aprirle. Detto ciò, passiamo alla suite iWork. Anche qui tratterò queste tre applicazioni come se ne fossero una sola. Dalla home possiamo aprire gli elementi recenti o creare un nuovo file. Dall'applicazione invece con il solito pic possiamo vedere l'anteprima del progetto con anche la possibilità di effettuare alcune funzioni, mentre con un pop andiamo ad aprire il file. La penultima applicazione è Spotify, uno dei servizi di streaming musicali più importanti. Dalla home possiamo visualizzare i brani salvati e anche quelli ascoltati di recente. Dall'applicazione con un 3D Touch possiamo ascoltare una spezzone di brano. Selezionando un album possiamo swipeare e scegliere la canzone da ascoltare, oltre che, come sempre, possiamo ascoltarne un'anteprima. Inoltre possiamo ascoltare l'anteprima dei brani anche dalle classifiche. L'ultima applicazione è WhatsApp. Dalla home intanto possiamo visualizzare i messaggi importanti, inviare una foto attivando direttamente la fotocamera, creare una chat o cercare tra le chat già salvate. All'interno dell'applicazione con un pic su una chat possiamo visualizzare l'anteprima della chat e tra l'altro facendo ciò al mittente del messaggio non risulterà che noi abbiamo visualizzato la chat. Può essere un bel trucchetto. Scorrendo verso l'alto poi possiamo fare le seguenti azioni, quindi segnalare la chat come non letta, archiviare la chat, mutarla o anche eliminarla. Mentre con un pop appunto possiamo aprirla. Inoltre con un pic sull'immagine di profilo possiamo velocemente visualizzarla, mentre con un pop possiamo aprirla. Purtroppo questo per motivi di privacy non posso mostrarvelo. Inoltre quando stiamo inviando delle immagini o dei video possiamo utilizzare il 3D Touch per vedere l'anteprima di questi file. Davvero comodissimo. Adesso invece vi mostro delle applicazioni meno complete, chiamiamole così applicazioni che supportano il 3D Touch solo nella home oppure solo nell'applicazione. In questa lista ho inserito Speed Test che ci dà la possibilità di effettuare velocemente uno speed test oppure di condividere l'ultimo risultato. Poi c'è SoundHound che ci permette di ricercare la musica, aprire la cronologia di ricerca o anche la classifica. E infine c'è Adobe Lightroom che non ha tantissime funzioni 3D Touch. Infatti nella home ci viene solamente mostrato il widget, mentre nell'applicazione con un pic vediamo l'anteprima dell'immagine, mentre con un pop possiamo aprirla. Bene, le applicazioni sono terminate. Devo dire che avrei davvero apprezzato se si potesse utilizzare il 3D Touch per poter visualizzare un segnalibro sulla home, ma senza aprirlo. Peccato che ancora non si possa fare. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, lasciate un like al video, un commento e mi raccomando, seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. I link dei social li trovate giù in descrizione. Inoltre, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e ci dà Mr. Technology Mania.